Benvenuti a un nuovo appuntamento di M-Sera. Siamo con Rolando Mozzoni, presidente di Banca Macerata Rugby, e insieme parleremo un po' di questo sport e della situazione del rugby a Macerata. Benvenuto. Grazie, grazie. Grazie del vostro invito. Prego, è un piacere. Cominciamo subito un po' a parlare della vostra società sportiva. Sì. No, non è antichissima, anche perché non è magari uno sport diffusissimo, però se ci puoi raccontare un po' com'è nata l'associazione. Sì, allora l'associazione nasce nel 2006 da un gruppo di appassionati del rugby dell'Italia, perché a quel periodo sì, c'erano altre società che si conoscevano, tipo la Mediolanum di Milano, la Benetton, però era seguita soprattutto la nazionale con i primi sei nazioni. E quindi questi appassionati, fra cui c'ero anche io, insomma, insieme ad altri 10, abbiamo la malsana idea, fra virgolette, di decidere, insomma, di fare una squadra di rugby. La squadra di rugby nasce, come abbiamo detto, nel 2006, prima nasce come senior, se nascono alcuni ragazzi, facciamo i primi allenamenti, il primo allenamento lo facciamo proprio ai salesiani, che sono gli unici che ci hanno dato subito un campo per poter giocare. Poi ci spostiamo a Villa Potenza e da lì incominciamo insomma, a intraprendere questa attività con alcuni ragazzi che sono venuti argentini che già avevano giocato al rugby, quindi cresce insomma un po' il numero, passiamo dai 10, 12, arriviamo fino a 30 ragazzi, sempre seniores. E il settembre proprio del 2006, la società nasce a febbraio, il settembre incominciamo a fare il primo campionato. Il primo campionato che facciamo diciamo, fra virgolette, è stato un massacro, nel senso che abbiamo fatto con altre squadre che già tipo Fermo, tipo Iesi, che erano tanti anni insomma che giocavano, però fin da subito lì col girone di ritorno abbiamo visto insomma che c'era stata una crescita abbastanza importante. E piano piano, sempre con la passione che ci aveva contraddistinto all'inizio proprio, riusciamo a intraprendere un cammino anche per quanto riguarda il settore giovanile. Abbiamo incominciato subito con Under 14. Tirare su i primi ragazzi, insomma, che voleva venire a provare il rugby, quindi era ancora però embrionale come cosa, non sappiamo come muoverci, come non muoverci. Quindi passiamo da 2006-2016, che avevamo all'incirca 80-100 tesserati, fino ad arrivare a quest'anno, la stagione 2016-2017, siamo arrivati a 190. Quindi in 10 anni abbiamo avuto una crescita, diciamo, esponenziale. Questo forse dovuto al fatto anche che poi ne parleremo anche dopo, alcuni principi che il rugby insegna, sia in campo che fuori, secondo noi sono unici nel nostro ambiente, cioè il senso d'appartenenza, il sostegno, però di questo ne possiamo parlare dopo. E quindi niente, la società nasce in questa maniera, diciamo da appassionati, poi sta diventando sempre di più una cosa un po' più professionale e professionistica, perché abbiamo anche molti allenatori, quest'anno hanno fatto corsi per l'alto livello, insomma, quindi stiamo crescendo. Certo. Stiamo Quindi crescendo. questa stagione come vi state muovendo? Che Allora, questa campionato? stagione, allora, cominciamo dalla Seniores, che avrà un campionato di Serie C1, dove parteciperanno sia squadre marchigiane che abruzzesi. Allo stesso tempo, se saremo qualificate fra le prime tre, accederemo ai playoff e poi andremo a scontrarci con squadre dell'Emilia-Romagna per ottenere il passaggio in Serie B. Quindi diciamo che sono 4 anni che proviamo ad andare in Serie B, siamo arrivati sempre secondi, abbiamo perso finali, quindi speriamo che quest'anno sia l'anno buono, insomma, dopo 4 anni, Speriamo. speriamo, esatto. Mentre invece quest'anno abbiamo anche l'opportunità di avere una società seniores femminile, una squadra, scusate, una squadra seniores femminile che farà un rugby 7, si chiama la Coppa Italia, e anche loro si scontreranno con squadre dell'Abruzzo. E abbiamo fatto un tutoraggio per loro con l'Aquila Rugby femminile, che sono una delle poche squadre che fa invece un campionato a 15 anziché a 7, che fa proprio la Serie A. Quindi noi staremo, diciamo, una sorta di gemellaggio, chiamiamolo, con l'Aquila Rugby femminile, per
per far sì che le nostre ragazze pure abbiano una maggiore crescita e sotto qualsiasi livello, insomma, sia rugbistico ma anche a livello sportivo e tutto quanto il resto. I più piccolini invece? Più piccolini, come sempre, sono i numeri uno. Io nasco come dirigente del mini rugby e sono stato uno dei primi, insomma, che ha puntato in questo settore, perché secondo me una società diventerà forte se sotto ha delle basi grandi. Quindi se noi lavoriamo sui bambini, sulla base, è difficile poi avere un continuo sia sportivo, ma soprattutto anche di ideali, perché il rugby sì, è bello giocarlo, ma è bello pure condividere certi principi che devono essere condivisi dall'intera società. Quindi cerchiamo, non comprare presunzione, ma di far capire fin da subito, fin da piccoli, cosa vuol dire giocare a rugby, oltre all'ambito sportivo, ma anche all'ambito, diciamo, dell'educazione sportiva. Quindi i bambini quest'anno abbiamo fatto l'accordo con i Salesiani, giocano e si allenano i Salesiani il lunedì e il mercoledì, mentre il venerdì i più grandi vanno a fare un allenamento al nostro campo di Villa Potenza. Il numero è cresciuto molto rispetto agli altri anni, forse anche alla conseguenza siamo entrati al centro di Macerata, mentre prima ci trovavamo a Villa Potenza, quindi magari anche i servizi, i mezzi erano un po' più difficili per i nostri ragazzi. Quindi in questa maniera abbiamo visto che abbiamo avuto una crescita maggiore. Gli altri campionati, quest'anno abbiamo tutte le selezioni, abbiamo sia l'Under 16 che l'Under 18. Per queste due selezioni abbiamo fatto, in gergo rugbistico si chiama franchigia, cioè ci siamo uniti con una società di Recanati che quest'anno si è spostata a San Buchetto, quindi sta a 5 km dal nostro campo, e abbiamo fatto una sorta di franchigia che abbiamo messo insieme i nostri ragazzi, insieme a quelli loro, per far sì che anche loro potessero giocare un campionato con alti numeri, perché se no erano sempre 20, 21, loro pure lo stesso numero. Quindi abbiamo messo insieme in modo che, perché il rugby si gioca in 22, 15 giocano e 7 in panchina, quindi fra impegni, fra le cose, è giusto avere un buon numero di ragazzi. Poi anche la vicinanza dei campi e tutto quanto, quindi ci è sembrato stupido non metterci insieme e fare qualcosa per i nostri ragazzi, in modo che, esatto, È un buon segno, no? Lo sport che sì, esatto, lo unisce, sport anzi. che unisce insieme anziché dividere. Poi sono tanti anni che con Recanati ci collaboriamo fin dall'inizio, avevamo diviso le giovanili e tutto quanto. Con i dirigenti di Recanati è stato sempre un ottimo rapporto, quindi ci è sembrato giusto portarla avanti, però questa volta abbiamo ufficializzato la cosa chiamandola, questa franchigia abbiamo chiamata Potenza Rugby, che deriva dal nome del fiume Potenza, perché fra Villa Potenza e San Buchetto ci passa il fiume Potenza, quindi è un segno, è un continuo che ci ha contraddistinto e abbiamo chiamato in questa maniera. Certo, Che può portare anche bene, no? Per come nome. come nome è abbastanza forte, quindi Sì. tutto sommato è. Parlavi un po' di cosa significa giocare a rugby, no? Sì. Cosa comporta, i valori che cercate di trasmettere Sì. a chi partecipa. Sì, i valori che il rugby insegna, oltre al sacrificio per lo sport, perché insegniamo ai ragazzi che non bisogna prendere delle scorciatoie, cioè, anche perché sul rugby da solo non fa assolutamente niente, anche se sei un fenomeno, ma tanto contro 15 giocatori non puoi cercare scorciatoie. Alla fine su 15 uno ti butta giù, nel senso che ti placca e quindi non puoi fare niente se non hai il sostegno del tuo compagno. Quindi abbiamo detto non scorciatoie, il sostegno e il rispetto soprattutto sia dell'avversario ma soprattutto anche dell'arbitro, perché nel rugby solo il capitano può parlare con l'arbitro, tutti gli altri devono stare zitti altrimenti vengono ammoniti. Questo secondo me è un esempio che dovrebbe essere portato a tutti gli sport. E quindi oltre all'avversario, che noi diciamo sempre che senza un avversario non si potrebbe giocare una partita perché se non c'è nessuno contro, quindi tu devi a fine partita, naturalmente, perché all'interno della partita c'è sempre l'agonismo, c'è sempre tutto quanto quello che deriva dallo sport, però a fine partita c'è il famoso terzo tempo in cui le due squadre si trovano insieme, mangiano un piatto di pasta, quello che è insomma, condividono insieme l'esperienza della partita, ne discutono,
si riappacificano magari quegli screzi che erano stati all'interno della partita, il placcaggio troppo alto, la botta troppo forte e tutto finisce così, insomma, senza rancore e senza niente. Quindi questi sono principi fondamentali, senza lasciare però anche l'aspetto, diciamo, sportivo. Infatti quest'anno soprattutto sui bambini abbiamo messo educatori che sono laureati ISEF, in modo che insegnino loro già una sorta di motricità per far imparare loro a correre. Quindi cerchiamo di curare tutti e due gli aspetti, sia quello, diciamo, dell'educazione sportiva, ma anche quello sportivo. Quindi chi può fare rugby? Tutti. Tutti. Quest'anno rugby per tutti. Rugby per tutti, perché stavo dicendo prima, quest'anno abbiamo tutte le selezioni, abbiamo anche una hold. La hold sono un gruppo di appassionati, diciamo, alcuni sono figli di ragazzi che giocano, altri sono semplici appassionati che hanno superato 35 anni di età, che magari però hanno sempre seguito il rugby ma non hanno mai potuto giocarci perché ora il livello anche sulla seniores nostra è abbastanza alto. Quindi noi diamo questa possibilità di fare questo rugby, fra virgolette, amatoriale, in cui si fanno tornei con le altre selezioni di tutta la regione, da Pesaro fino a Ascoli, insomma, tutti quanti insieme. Sono tornei amatoriali, non c'è il calcio, non ci sarà la trasformazione, non ci stanno le mischie, che sono no contest, come si dice in gergo. Quindi è un rugby accessibile a tutti. È accessibile a tutti, sia noi lo chiamiamo rugby per tutti, proprio perché lo può fare all'interno della nostra società, può trovare spazio sia il bambino, sia la ragazza che vuole fare rugby, sia l'appassionato che non se la sente di intraprendere un'attività seniores che è più agonistica, e quindi possono partecipare tutti. Fisicamente pure uno si aspetta, perché guarda sulla televisione, no? Guarda questi famosi All Blacks, che sono tutti giganti, mostri fisici pompati, fra virgolette, nel senso che fanno veramente paura anche a chi vede il rugby normale, perché sono davvero grandi, davvero forti, veloci, quindi davvero impressionanti. Però io posso dire che la mia esperienza, io sono stato un ex giocatore ma ho durato poco perché mi hanno detto che non ero tanto bravo, quindi mi hanno messo a fare il dirigente. No, scherzo. Comunque, niente, poi prole noi abbiamo giocatori che invece sono stati selezionati male per le accademie nazionali, fisici normali, anzi mingherlini, veloci. Oppure abbiamo quello un po' più grande, un po' più robusto, che magari gioca nella prima linea, quello più veloce gioca sull'ala. Quindi il rugby proprio è uno sport che è adatto a tutti, sia fisicamente che non. Bene, bene, esatto. Bellissimo. Allora ringraziamo Rolando Mozzoni, presidente di Banca Macerata Rugby, per essere Grazie stato con voi. Noi, averci raccontato la vostra bella realtà. E auguriamo ai telespettatori buon proseguimento con i nostri programmi.